nient'altro che acqua e terra variamente mescolate dalla natura a creare un susseguirsi di rivi e stagni. Confini spesso indefiniti e talvolta sapientemente rimodellati dall'uomo nelle sue perpetue attività di sopravvivenza. È l'affascinante microcosmo delle zone umide, dove l'essere umano sembra solo un ospite di passaggio, stupito e perso in un mosaico di specchi a cielo aperto che, riflettendo gli umori della natura, creano sempre nuovi e mutevoli scenari per rappresentare l'immutevole paesaggio. Ci troviamo nel bel mezzo del Golfo di Palmas, una delle zone umide più grandi della Sardegna. Alle nostre spalle vediamo Sant'Antioco. Questa appunto è una tipica zona umida costituita da uno stagno con delle barre, delle frecce colonizzate dalla tipica vegetazione alofila. In questo caso siamo immersi appunto all'interno di un salicornietto. Oltre alla vegetazione alofila troviamo anche tutta una serie di associazioni vegetazionali tipiche di questi ambienti ricchi di sale, tant'è che la zona è stata interessata in passato da utilizzazioni produttive per quanto riguarda la produzione del sale. Questo ad esempio è uno stagno di presalazione, perché tutta la zona del Golfo di Palmas, a partire da Portopino sino ad arrivare a Santa Caterina, appunto viene utilizzata, è stata utilizzata per la produzione del sale, cioè stagni di presalazione, e man mano che si va verso Sant'Antioco, quindi verso Santa Caterina, la concentrazione del sale in acqua va ad aumentare sino ad arrivare alla cristallizzazione dello stesso. Dal punto di vista faunistico la zona è molto importante per l'andificazione e lo svernamento degli uccelli, sia come ZPS, zona protezione speciale, sia come SIC. Tra la fauna possiamo ricordare i comunissimi fenicotteri rosa, che da noi appunto sono molto molto comuni. Poi abbiamo i vari ardeidi, per cui cenerino, arone bianco, garzetta, anche altre rarità come la spatola, la cicogna nera o la cicogna bianca. Il periodo migliore per visitare gli stagni nelle zone umide in generale è sicuramente questo, quindi la primavera ormai inoltrata, in quanto oltre a poter godere delle fioriture di tutte le essenze sia erbacee che arbustive presenti sul territorio, è possibile osservare tutta una serie di specie sia migratorie sia stanziali in frenetica attività, in quanto appunto o stanno procedendo verso i loro percorsi migratori o si stanno preparando per le prossime stagioni riproduttive. Circa 2500 ettari e una profondità media di 50 cm con punte di 2 metri. Questa la morfologia del sistema lagunare e stagnale, legato all'emersione di barre sabbiose che si è sviluppato lungo la costa sulcitana, dando vita alla laguna di Santa Caterina, alla salina di Sant'Antioco, agli stagni di Porto Butte e Porto Baiocco, sino a comprendere a meridione gli stagni di Porto Pino. La sottile striscia di terra che, seguendo l'arco del Golfo di Palmas, divide la laguna dal mare, qui muta, trasformandosi in spiagge di fina sabbia bianca che, battute dai venti, originano le famose Issa Arenas Blancas. Una peculiarità che caratterizza la costa sud del Sulcis Iglesiente è rappresentata anche da queste formazioni a macchia alta di ginepro che si sono instaurate su queste dune. Queste dune sono delle dune abbastanza stabilizzate, cosiddette dune grigie e dune brune, che hanno una fondamentale importanza per la stabilizzazione degli arenili e per la lotta contro l'erosione delle spiagge. Qui in particolare ci troviamo su una barra abbastanza antica che va a separare la parte dello stagno retrodunale con il mare che è situato alle nostre spalle. Oltre al ginepro qui troviamo anche tutta una serie di essenze arboree ed arbustive, per lo più termoxerofile, come il lentischio, il rosmarino, e poi abbiamo ciò che rimane di un'antica foresta a Pino Alepensis, quindi Pinus Alepensis, il cosiddetto Pino d'Aleppo. Il processo evolutivo che ha portato alla formazione di queste successioni vegetazionali ha origine con le dune embrionali, che sono le dune molto mobili, le quali vengono colonizzate dalle piante pioniere, in particolare erbacee, quindi come la graminea marina piuttosto che l'Aspodermus maritimus. Oltre a queste, che vanno a consolidare il suolo e lo preparano per le fasi evoluzionistiche successive, appunto per l'instaurarsi delle macchie alte a ginepro. Una
rete di strade, la peschiera di Palmas, oggi l'attività ittica è limitata per mugini e anguille solo negli stagni di Porto Pino, e la salina di Sant'Antioco, costituiscono le impronte lasciate dall'uomo in un territorio per il resto incontaminato. D'altronde, le saline, sin quasi alla fine del secolo scorso, costituivano parte integrante dell'economia di quest'area e sostentamento per le sue genti, così come quella di Carloforte nell'isola di San Pietro. La raccolta del sale, assieme ad altre attività come la pesca del tonno, la pesca del corallo, la cantieristica, sono state le prime attività che i tabarchini, giunti da Tabarca nel 1738, cominciarono qui a realizzare sull'isola di San Pietro. D'altronde, questo stagno dove sorgono adesso le saline, prima era uno stagno e si presentava bene per la realizzazione di una salina. E già si può dire che intorno al 1740-44 le saline qui di Carloforte funzionavano. Tant'è vero che si cominciò a produrre sale in una determinata quantità e qui venivano alla fine del Settecento le navi svedesi, le navi norvegesi, dove il sale era poco abbondante in quelle zone, quindi venivano a fare carichi di sale. Poi le saline sono state importanti anche all'inizio, soprattutto dell'Ottocento, perché proprio per le saline ci sono stati i primi scioperi, probabilmente, che sono verificati a Carloforte. I lavoratori qui nelle saline, bisogna dire, lavoravano a cottimo, ossia, a differenza di tutte le altre saline, in questa salina il sale veniva trasportato a mano con delle ceste, mentre nelle altre saline veniva trasportato con delle carriole. Ebbene, avevano diminuito il prezzo del trasporto e allora i salinieri, così chiamati, perché venivano assunti il 15 agosto, perché la stagione del sale iniziava il 15 agosto e terminava il 4 ottobre, si erano ribellati e allora a questa ribellione erano intervenuti il comandante di piazza e piano piano avevano risolto la vertenza. Altro fatto importante, un anno dopo, che i battaglieri di Carloforte, quelli che erano proprietari di battelli, chiesero l'esclusiva di portare il sale dal canale delle saline fin verso i veglieri che venivano a caricarlo, e anche questo ottennero. Ma una cosa particolarmente così simpatica, eccetera, fu nel 1847 che ci fu addirittura uno sciopero, una sommossa, perché trasportare il sale era comunque un lavoro molto pesante. Lo trasportavano in ceste di almeno 50 kg. E allora gli addetti, quelli che venivano qui, avevano trovato un artificio, quello di restringere appunto le ceste in modo da caricarne in minore quantità. E a questo punto i gabellieri riscontrarono questo artificio e ci fu una vera sommossa che finì anche in un tribunale. Intorno alla fine degli anni 50 le saline di Carloforte furono meccanizzate, però a un certo punto, alla fine degli anni 80, queste saline furono dismesse. Perché furono dismesse? Perché la manodopera era troppo onerosa, cioè i costi erano troppo elevati, allora certamente è rimasto comunque questo stagno, che sono in tutto 100 ettari, di una zona umida che è molto interessante sia per le specie dell'avifauna e per le specie della flora che vi vegetano, e quindi è una zona che comunque dovrebbe essere tutelata. Proprio a tal fine, e per non perdere la memoria del passato, la provincia di Carbonia Iglesias ha creato nelle ex saline un percorso botanico-culturale che permette ai carlofortini e ai turisti una lunga passeggiata, immersi nella storia e nella natura. E non è forse un caso che Fabrizio De André scelse proprio questo luogo per realizzare il video della canzone Creusa de Mar, i viottoli di campagna che portano al mare, alla fatica del vivere, al confine tra terra e acqua.